19 anni e non so parlare d'amore. Non lo so fare e non lo so nemmeno descrivere. Quindi a stento immaginare, difficilmente provare. Ma io oggi riesco a vederlo. Lo vedo in tutti i suoi strati, in ognuno di voi. Da quello solido e secolare di mia nonna Angela. Lo vedo in voi che, come me oggi, siete testimoni dell'unione fra Emilia ed Andrea. Che poi è un'unione solo formale, perché è solo un mezzo per legittimare qualcosa che di legittimo non ha proprio niente. Che c'è di formale nell'innamorarsi al lavoro, nel bel mezzo della vita vera un giorno qualunque. Che cosa c'è di pianificato tra due perfetti sconosciuti che si sceglieranno ripetutamente ogni giorno per 13 anni? Potrei raccontarvi decine di storie affinché voi vi cominciate che Emilia ed Andrea si amano. Ma che bisogno c'è? Io oggi voglio parlarvi d'amore, o meglio, ci provo, perché è naturale che io lo faccia qui e lo faccia parlandovi di Emilia ed Andrea come esempi di questo sentimento. Io voglio parlarvi della sicurezza che loro due mi trasmettono, la stessa che prova mia zia nel descrivere il suo rapporto con Andrea. Voglio parlarvi della speranza che mi infondono in questo sentimento rarissimo e così ingiustamente simulato, a cui noi ragazzi non ci crediamo più, ma che adesso io posso affermare con sicurezza che esiste. Io voglio parlarvi della tenerezza che provo pensando a quando Emilia mi ha raccontato delle telefonate puntuali, ogni sera precedute sicuramente dal pensiero «Madò, disturbo!». Voglio riuscire a descrivervi come deve essere potersi riscoprire ogni giorno e non annoiarsi mai, ma anzi, ogni giorno essere sempre più incuriosita dall'altro, pur non avendo più segreti. O come deve essere sentirsi ignoranti davanti a tutto quello che l'amore può far provare o quanto l'altra persona riesca ad acuire e sublimare la normalità. Io vorrei che oggi usiate, Emilia ed Andrea, come esempi per capire quanto siete fortunati nell'essere i preferiti di qualcuno, nell'essere il volto che compare nella vostra testa quando nomino la parola amore. Emilia ed Andrea, io non so parlare d'amore, ma con voi, attraverso di voi, io lo sento.